inaugurazione per noi è importante perché il primo point che apriamo è un point che è dedicato ai cittadini, quindi sarà molto attivo, sarà aperto tutti i giorni e sarà vivo, ci saranno i giornali, ci sarà dentro una PlayStation, se riusciamo degli spazi ci metteremo anche un calcetto, ci saranno tutti i giorni la settimana prossima dei motivi di incontro. Uno col dottor Bossi, che sarà una rubrica legata agli animali, quindi un'ora che ci dedicherà il dottor Bossi a parlare degli animali. Una rubrica di un'ora ogni settimana che parlerà di bullismo con una persona specializzata in questo. Un'altra ora dedicata a tutti i social, come migliorare le performance sui social senza dover per forza comprarsi i follower, questa roba qui. Quindi io credo che sia un motivo anche per far vivere questi point, di farli vivere con intelligenza e in modi più vicini alla gente. Lei ne ha viste tante di campagne elettorali, una l'ha anche vinta qui nella città di Sanremo, cosa ne pensa di quella in corso? Ma io ne ho vinta una perché ne ho fatto una. E campagne elettorali ne ho viste tante, ma è 10 anni che sono fuori e la stiamo facendo col sorriso, la stiamo facendo divertendoci, la stiamo facendo e non attaccando nessuno, ascoltando la gente. Adesso inizieremo a proporre le nostre idee, che non saranno, non parleremo di porti, di aeroporti, di cose che riguardano i candidati sindaci, parleremo di cose più semplici, ma di idee. Abbiamo sposato l'acqua pubblica perché già la nostra amministrazione l'aveva sposata, perché riteniamo che il futuro dei nostri figli non si possa svendere da sempre, e ultimamente ancora di più si dice che l'acqua rappresenta la ricchezza del futuro, noi non possiamo svenderla, e questo è per esempio uno dei temi che la nostra lista andrà a toccare. Se vediamo, anche il colore della lista è diverso dagli altri, è verde, non perché vogliamo fare gli ecologisti, ma perché vogliamo fare quelli che sono, che guardano la sostenibilità. Anche i gadget che abbiamo donato e che doniamo in questa campagna elettorale, se possiamo li prendiamo sostenibili, li prendiamo legati all'ambiente, li prendiamo che si possono riciclare, cioè cerchiamo di dare quel tocco verde che è anche un verde speranza per il futuro dei ragazzi. La lista di Andiamo è una lista chiusa o c'è ancora spazio? Noi la stiamo facendo poco per volta, noi non abbiamo fretta a differenza degli altri, cerchiamo persone nuove, cerchiamo tante persone che abbiano voglia di affacciarsi, persone che anche non avrebbero voluto andare a votare, e non solo li vogliamo convincere a votare, ma vogliamo convincerli a mettersi in gioco e a fare qualcosa di diverso, dire porto la mia idea, perché se noi non ci confrontiamo, noi non possiamo pensare di migliorare non solo la nostra città, ma il nostro paese. Per l'8 e 9 giugno teme più Magher o Fellegara? Io temo soltanto una cosa, che si chiama astensionismo, perché se vince l'astensionismo abbiamo perso tutti, non ha perso uno di noi 6-7 schieramenti che ci saranno. Noi dobbiamo cercare in ogni modo di convincere la gente e spiegare che votare è un diritto e votare è un dovere. Poi se si vota Fellegara è giusto votare perché tu hai quel tipo di idea, se voti Rolando hai sposato quel programma, però l'importante è andare a votare, non chi, ma intanto andiamo a votare. Noi cerchiamo di fare la campagna elettorale per convincere le persone ad andare a votare, e speriamo di votare noi e votare Andiamo.